Buongiorno a tutti e benvenuti a Big Basket. Dopo tre vittorie, lo scorso weekend è arrivato un tris di sconfitte per le nostre rappresentanti di punta nelle Marche. Pesaro è tornata ultima in Serie A per la vittoria di Capodorlando in trasferta, mentre in Serie 2 Montegranaro ha bisogno di una vittoria per arrivare tra le prime quattro e giocarsi quindi il primo turno dei playoff con la Bella in casa, mentre Jesi deve vincere per piazzarsi proprio nella seconda fase. Oggi parleremo della realtà fabrianese, neopromossa in Serie B e allenata da un nome di spicco come Alessandro Fantozzi. Grazie, Benvenuto. buongiorno. E con noi anche il general manager dell'Aristopro, Paolo Fantini. Grazie, Buongiorno. buongiorno. Come sempre, alla mia sinistra c'è Andrea Pecchia. Ciao, coach. Buongiorno, buongiorno a tutti. E Alessandro, tu sei arrivato nel club Cartaio da un paio di partite, tu sei stato un giocatore appunto che tutti abbiamo visto all'opera qualche anno fa, alleni dal 2004, sei stato in altri club di Serie B e di Serie C. Come mai questa scelta fabrianese, da dove è derivata? Ecco, come mai hai scelto di venire nelle Marche? Ma innanzitutto una chiamata inaspettata, diciamo a poche giornate alla fine del campionato, però una chiamata a cui non ho saputo rinunciare, un po' perché è venuta da Fabriano, una squadra che ha una tradizione importante a pallacanestro, dove spesso sono venuto a giocare, dove ho riscontrato il calore del pubblico, il fatto che la pallacanestro sia vissuta in maniera viscerale. Questo mi ha subito dato gli stimoli giusti. Appena mi hanno chiamato, ho dato la disponibilità e in breve tempo siamo arrivati alla conclusione dell'accordo, diciamo. Ecco, così insomma è maturata la scelta. Tu sei della mitica classe 61, sei nato a Sì. Livorno e hai giocato l'ultimo anno della tua carriera a 44 anni proprio nella squadra della tua città in Serie C2. Il punto più alto della tua carriera è stato quel famoso scudetto vinto per mezz'ora con la maglia di Livorno contro Milano nell'89. Ce lo ricordiamo tutti, no? Quel canestro di Andrea Forti annullato nello spogliatoio. Esattamente, stai mettendo una lama nel cuore, però è giusto rispolverare quell'episodio che è rimasto, penso, storico per tutti quelli che hanno seguito e seguono la pallacanestro. Sicuramente è stato un momento importante della mia carriera, ma dal punto di vista anche dei ricordi importanti, piace anche ricordare la medaglia d'argento con la nazionale, la vittoria della Coppa Korać, con Roma, insomma. Adesso ci arriviamo. E Da poco una quindi ferita ancora questa è stata, aperta, no? Quello scudetto perso. diciamo che con il tempo poi si apprezza di più il percorso del risultato finale, nel senso che indubbiamente il risultato finale è stato quello che è stato, però poi uno si ricorda, diciamo, il vissuto, come è stato l'anno con i compagni, l'allenatore, i rapporti con il pubblico, e quindi comunque qualcosa rimane. Quando si dice importante il viaggio e non la meta, Esatto, ecco. anche, esattamente. Ed è stato poco prima della fusione tra Enichem e Allibert Livorno. Esatto, qualche anno dopo c'è stata la fusione, da due squadre è rimasta una soltanto. In squadra c'erano Alexis, Binion, Carrera, appunto Forti, il coach era Alberto Bucci, c'era Sì, Tonut. sì, sì. E poi ecco, nel 92, l'hai accennato prima, avete vinto questa Coppa Korać con il Messaggero Roma, per te è un trofeo molto importante, in due partite contro Pesaro. Sì, è stata una cosa molto importante, anche perché Roma in quegli anni aveva fatto squadre importanti, ma non era mai riuscita a raggiungere un obiettivo finale e vincere qualcosa. In realtà poi la Coppa Korać fu l'unica trofeo che il Messaggero vinse. E fu un'emozione incredibile, una vittoria importante contro un'altra squadra italiana, quando nel basket europeo le squadre italiane contavano, tant'è vero la finale appunto fu fra noi e Pesaro. Una serie di partite, due partite molto, molto combattute, dove noi avemmo la meglio e niente, un ricordo sicuramente importante. Eh sì, una volta sicuramente andavano meglio gli italiani in Europa, anche se adesso ci sono Avellino e Reggio Emilia in finale di una Coppa Europea, quindi ci stiamo Certo. riprendendo, diciamo. E vuoi raccontarci anche l'aneddoto che ci hai svelato a microfoni spenti? Cosa è successo dopo quella vittoria Sì, famosa al Palasport di Viale dei Partigiani? no, è un aneddoto così divertente perché chiaramente dopo la prima partita a Roma, a Pesaro, la partita finì in pareggio, quindi chiaramente il pronostico pendeva dalla parte di Pesaro, e alla fine della partita per i festeggiamenti fummo indirizzati in un locale di Pesaro dove era già stato, diciamo così, apparecchiato
il convivio per la vittoria presunta o sperabile di Pesaro, e invece dopo la sconfitta fummo noi mandati a festeggiare, visto che ormai era tutto pronto. Magari l'attore era diverso, però a quel punto siamo stati noi a prendere il posto di Pesaro. Tu hai segnato quasi 8.000 punti in Serie A e, appunto, l'hai accennato prima, hai vinto anche nel 91 un europeo a Roma con la nazionale. Ti sei tolto delle soddisfazioni? Sì, diciamo che sono stati momenti, come dicevi, più alti della mia carriera, momenti molto gratificanti che danno un senso ai sacrifici che uno fa durante la carriera, perché i sacrifici che deve fare un atleta sono tanti. E quando arrivi a ottenere questi risultati ti senti ripagato, e poi ti rimangano chiaramente scolpiti nella memoria, nel cuore, e quindi sono sempre bei ricordi, ecco. Andrea, che cosa ti è rimasto più impresso del Fantozzi giocatore? A vederlo fisicamente non sembra neanche tanto cambiato. Grazie. Ahimè, gli anni passano. No, assolutamente, è vero, non è cambiato. Ma la passione che chiaramente in Toscana è molto forte, quindi ha sempre creato grandi giocatori, e Alessandro è rimasto un giocatore ancora oggi nella mente di noi che abbiamo vissuto quegli anni, quindi un giocatore che ha fatto la storia della pallacanestro italiana in quel periodo. E poi l'episodio chiaramente della finale Livorno-Milano è una finale che rimarrà per sempre nella storia, e lui come giocatore, chiaramente il giocatore italiano, la mente italiana, il playmaker italiano, i playmaker che all'epoca venivano fuori con quelle caratteristiche, il giocatore con l'intelligenza cestistica alta, e quindi gestiva la squadra, gestiva gli americani, gestiva tutto. Quindi è il ricordo di un grandissimo giocatore che ha fatto storia in Italia e giustamente anche con la nazionale ha dato un grandissimo contributo, lustro alla pallacanestro di quegli anni là. Grazie, scusami, sì. Devo ringraziare, mi sto diventando un po' rosso, magari non si vede, ma ti ringrazio. Non è una proposta. Ti ringrazio per le parole che hai speso. Dovuto, è la verità. Dovuto. Andrea, invece, come allenatore, lo hai visto all'opera, è uno dei tanti ex playmaker, no, che sono poi finiti in panchina. Ribadisco il concetto, Toscana, allenatori in Serie A di toscani sono molti, Luca Banchi, Pianigiani, Sodini, non mi viene più, Raffaele Ramagli, esatto, ecco, questi sono gli allenatori della Serie A. Lui viene dalla Toscana, dove secondo me è proprio una regione con una mentalità particolare, forse appartiene alla storia. Quello che spesso racconto, i pali, il palio che ci sono, un modo di confrontarsi, le città in competizione, Livorno-Pisa, le varie situazioni, crea una mentalità particolare. E chiaramente ha intrapreso una carriera che penso sta sentendo sulla pelle, che fare il giocatore è gloria, è denaro, sono donne, fare l'allenatore è solitudine, è responsabilità, è un'altra cosa. Ma la sta affrontando in maniera perfetta. Paolo, ti abbiamo fatto attendere. Spiegaci invece dal punto di vista della società come siete arrivati ad Alessandro dopo la sconfitta brutta con Valdicepa, dove c'è stata anche una contestazione da parte dei tifosi. Sì, beh, è stato tutto molto rapido e improvviso. La brutta prestazione, come hai detto tu, di Valdicepa ovviamente ci aveva portato a una situazione ormai irrecuperabile sotto tanti punti di vista, per cui lo stesso coach Agnello ha rassegnato in maniera molto responsabile, devo dire, le sue dimissioni, e ci siamo trovati immediatamente nella necessità di dover far fronte alla sua sostituzione. E tutto è nato in un giorno e mezzo, tanto che abbiamo disturbato Alessandro con una telefonata nel cuore della notte, e lui ci ha fatto sinceramente molto piacere la sua voglia e la sua immediata disponibilità nel prendere in mano la situazione. Per te, Paolo, è il sesto anno a Fabriano, sì. Siete passati dalla Serie D alla Serie B, quindi complimenti per queste promozioni. Tuo padre è stato uno dei fondatori del club, e mi sembra che appunto questa realtà così importante nella pallacanestro stia tornando alla ribalta, no? Sì, ti ringrazio per aver ricordato queste vicende personali. Sì, quest'anno effettivamente a Fabriano si è risvegliato un qualcosa che sinceramente neanche noi ci aspettavamo in una maniera così eclatante.
e ci sentiamo, come ho sempre detto, onorati e al tempo stesso molto responsabilizzati nel portare avanti questa tradizione che ormai è più di 50 anni. Sì. È una piazza storica che sta tornando. Alessandro, domenica scorsa è andata male contro Pescara, avete perso abbastanza nettamente, sono state due partite molto diverse, no? Quella con Pescara e quella con Cerignola invece in casa, persa soltanto di un punto. Sì, indubbiamente la partita di Pescara è stata un passo indietro, una delusione che non ci aspettavamo, siamo delusi, sono deluso io, sono delusi i giocatori, siamo delusi tutti, però dalla delusione bisogna ripartire ancora più forti per cercare di creare le condizioni necessarie, è quello che stiamo facendo e stiamo lavorando per arrivare a giocare i play-out nelle migliori condizioni possibili. Adesso il processo di avvicinamento sta andando avanti, ci possono essere dei momenti contrastanti, nel senso che sembra di andare tutto bene, ma l'importante è trovare l'equilibrio giusto per arrivare a giocare la settimana dei play-out con Cerignola e arrivare nelle condizioni migliori possibili. Ci stiamo lavorando, sono fiducioso e positivo e sono convinto che arriveremo pronti a questo importante evento. Ecco, Janos Fabriano è terz'ultima in classifica, quindi è certa dei play-out, penso che fosse l'obiettivo iniziale poi, no? Non so come sta andando, che squadra hai trovato? No, indubbiamente arrivare in questo momento del campionato non è facile per un allenatore, subentrare non è mai una situazione facile, arrivare così vicini alla fine del campionato, vicini a un evento importante è ancora più difficile, perché è chiaro che ci sono tante condizioni, un allenatore deve arrivare, deve trovare, capire in che ambiente è, conoscere i giocatori, cercare chiaramente di mettere qualcosa di nuovo, perché se un allenatore viene chiamato a cambiare una situazione, necessariamente ci dovrà essere qualcosa che va cambiato, perché sennò se le cose vanno bene l'allenatore non si cambia. Quindi è una situazione molto complessa e problematica, abbiamo poco tempo, ma la chiave di lettura la dobbiamo trovare, sono convinto che la troveremo, giusto un punto per giocare i play-out nelle migliori condizioni possibili. Andrea, per quanto riguarda le marchigiane del girone C, con una giornata da giocare, Recanati è seconda, Senigallia quinta, Civitanova sesta, Porto Sant'Elpidio settima e Fabriano appunto terz'ultima. Un bilancio soddisfacente per le nostre, no? Assolutamente, una grande risposta delle Marche nel campionato di Serie B. Dispiace solo un po' per Fabriano, ma tifiamo le Marche, quindi tifiamo anche per Fabriano, che ha approcciato a questo campionato e ottenendo la salvezza avrà vinto il campionato anche Fabriano. Poi le altre stanno nel loro posto dove hanno progettato all'inizio dell'anno, forse la vera sorpresa è Senigallia, che ha ottenuto un quinto posto eccezionale, e quindi faccio i complimenti a tutte queste società e spero che Fabriano raggiunga l'obiettivo della salvezza, che chiaramente la Serie B è un grandissimo campionato e questo girone è un grandissimo campionato, e quindi questo percorso per Fabriano ci stava, speriamo che riesca a arrivare in fondo in maniera positiva. Paolo, una battuta anche con te sul livello di questo girone? Il livello del girone è assolutamente, scusate il gioco di parole, di buon livello, di qualità. Credo che la classifica, che è molto livellata, testimonia appunto il grande equilibrio che è un po' il fattore caratterizzante di questo girone. Bene, per adesso ci dobbiamo fermare, c'è un tema pubblicitario che incombe, non andate via perché torniamo tra pochissimo. Di nuovo Big Basket, seconda parte della nostra trasmissione, oggi siamo in quattro con Alessandro Fantozzi e Paolo Fantini dell'Aristopro Fabriano e il nostro coach Andrea Pecchia. E Alessandro, veniamo alla situazione appunto di Fabriano dell'Aristopro, la griglia è praticamente già definita per quanto vi riguarda, affronterete nel primo turno dei play-out, primo e unico turno dei play-out, Cerignola dal prossimo 29 aprile con Bella in trasferta. Ecco, come giudichi questo incrocio, come sono andate anche le partite precedenti contro questa squadra? Allora, intanto Cerignola è una squadra che secondo me sta in una posizione classifica che non li compete in questo momento, poi con i rinforzi che ha avuto, ha perlomeno 3-4 giocatori che hanno già disputato campionati superiori, hanno un'esperienza notevole, parlo di Tessitore, parlo di Rugolo, parlo di Sabatino, e quindi è una squadra difficile da affrontare. Noi ci stiamo preparando, cercando di mettere su una difesa molto aggressiva, dobbiamo giocare molto sul dinamismo, dobbiamo sulla velocità, sull'aggressività, perché se noi giochiamo contro Cerignola una partita a ritmi lenti, una partita
più controllata, secondo me loro hanno un maggiore tasso di talento che li può permettere di iniziare la partita, mentre essendo una squadra giovanissima, una squadra che va affrontata in maniera aggressiva e quindi è quello che stiamo cercando di preparare. Ecco, c'è soltanto un turno nel play-out al meglio delle tre partite? Sì, c'è soltanto un turno al meglio delle tre partite, a me sinceramente non preoccupa molto il discorso del fattore campo. Io nella mia carriera da giocatore ho vinto e perso finali in trasferta e in casa, quindi l'importante è arrivare nel momento decisivo ben preparati, sapendo quello che si deve fare, conoscendo i propri limiti e conoscendo i valori degli avversari e giocare su quelle che sono le necessità per portare a casa la vittoria. E Paolo, che cosa è successo in questa stagione? Avete iniziato abbastanza bene, poi avete perso diverse partite di parecchi punti, avete vinto una delle ultime 9, vi sei infortunato il play titolare e Jovančić non è stato sostituito. Beh, hai provato a riassumere in pochissimi secondi una serie di tante vicissitudini che abbiamo affrontato in questa nostra prima stagione di Serie B. Come un po' abbiamo anche detto prima, il nostro obiettivo era comunque quello della permanenza in categoria, per cui sostanzialmente forse tirando le somme ci stiamo trovando in quello che pensavamo all'inizio della stagione potesse essere il nostro obiettivo e la situazione che avremmo dovuto vivere. Quindi, come hai detto tu, poi ci sono state tante vicissitudini, infortuni, vicende di mercato, ultimamente il cambio di allenatore, quindi la speranza è che finalmente magari un pochino di buona sorte e contando anche sulle qualità e le capacità di Alessandro possiamo raggiungere questo obiettivo importantissimo. Andrea, con te vengo a parlare della VL che ha perso l'ultima partita ad Avellino subendo 103 punti, quindi ancora una volta la difesa ha collassato. Capo d'Orlando, purtroppo per Pesaro, è andata a vincere dopo 20 sconfitte consecutive a Brindisi proprio allo scadere. È una settimana durissima. Beh, a livello mentale sì, io ho visto la partita più che Avellino-Pesaro, ho visto quella Brindisi Capo d'Orlando, mi viene la rabbia su Brindisi che alla fine ha buttato via questa partita dove ha avuto 10 occasioni per mettere sotto Capo d'Orlando. Per Pesaro direi che, parlo da tifoso, dovrebbe non pensare alla sconfitta ad Avellino perché comunque sia ad Avellino la sconfitta ci stava. Avellino è una grande squadra, è una squadra che chiaramente tenta a vincere addirittura il campionato, quindi una di quelle trasferte dove non più di tanto dici è difficile da affrontare. Chiaro che è una sconfitta che a livello mentale ti rimane dentro solo perché Brindisi non ha vinto su Capo d'Orlando, quello che si aspettava tutti. Ora Pesaro deve continuare chiaramente pensando sempre a una partita alla volta, ma poi questi sono consigli che non devo dare io ma li darà bene l'allenatore, la società, però pensando a una partita alla volta e essendo fiduciosa perché il campionato è lungo, ci sono incroci di partite che sono le stesse anche per Capo d'Orlando e Pesaro che ci ha abituato a salvarsi all'ultima giornata. È una squadra viva, è una città che vive di basket, è bastato vedere l'ultima partita in casa con Pistoia, quello che può fare il pubblico lo dovrà fare nella prossima partita e rimanere carica la squadra, i giocatori e tutto l'ambiente. Mancano 4 gare, bisogna naturalmente fare 2 punti in più di Capo d'Orlando. E si può fare, si può fare. Sì. E per quanto riguarda Montegranaro, sconfitta per la Poderosa in quel di Imola, scivolata la squadra di Ceccarelli per 73-65, nonostante le solite prove dei due americani, ma purtroppo ha perso rivali per infortunio, la XL Extra Light. Adesso per essere tra le prime 4 bisognerà fermare la fortissima Trieste. Assolutamente, il fortino imolese è difficile da abbattere perché poi in casa non hanno perso mai, dall'altro lato chiaramente durante la partita perdi rivali e per Montegranaro una grande perdita, non hanno subito una sconfitta clamorosa ma anzi se la sono giocata e chiaramente ci stava alla fine visto la distorsione per rivali. Per Iesi è dentro fuori playoff, la sconfitta di Ferrara ha un po' complicato le cose, adesso bisogna andare a vincere contro Ravenna per realizzare il sogno. Sì, partita senza domani, chi vince passa, quindi quelle gare che sicuramente vanno affrontate con stessa dinamica che diceva Alessandro prima per i turni di play-out, devi affrontarla senza paura, andare là, giocartela tutta e sapendo che Ravenna è una buona squadra ma tu hai le tue chance perché giochi in casa, perché la squadra c'è,
perché ti puoi giocare il campionato, o meglio la seconda fase, con una partita sola, quindi la puoi affrontare al massimo della mentalità. Bene, veniamo ora ai quadri delle prossime partite. Nel weekend si gioca naturalmente in Serie A, dove c'è la quart'ultima di ritorno. Domani Banco di Sardegna-Sassari contro Umana Venezia, VL Pesaro-Red Ottobre Cantù alle ore 17, Epi Casa-Brindisi-Vanoli Cremona, Betteland Capodorlando-Sidi Gasavellino, Segafredo Bologna, Open Giovemetis Varese, Germani Brescia contro EA7 Emporia Armani Milano e ancora Dolomiti Energia Trentino, The Flex Pistoia, lunedì Grissimbor Reggio Emilia, Fiat Torino. Alessandro, stai seguendo il campionato di Serie A e la corsa 2 tra Pesaro e Capodorlando? Sappiamo che Capodorlando ti ha anche dedicato un palazzo dello sport, uno diciamo tra i pochi viventi. Diciamo che chiaramente sono un po' di parte. Io a Capodorlando ho vissuto 7 anni splendidi di carriera, anche dal punto di vista umano, però chiaramente è una bella sfida, due piazze dove la pallacanestro chiaramente è vissuta in maniera viscerale e vinca il migliore. E non ti sbilanci perché sei nelle Marche. Esatto, non voglio... Beh, avrai amici ovunque poi ormai... Sì, certo, diciamo che a Capodorlando... Con Aria Costa qualche partita l'hai giocata. Sì, a Capodorlando e anche a Pesaro con i giocatori qui, cioè, c'è un rapporto che è stato continuo per tanti anni sui campi di basket e non solo. Non abbiamo detto che tu nel 91 hai anche vinto la gara del tiro da 3 punti all'All-Star Game, sì. Superando Oscar che aveva vinto da 6 anni insomma. Sì, è stato un altro momento molto gratificante della mia carriera, un'esperienza anche quella molto forte che sicuramente mi rimane impresso e mi dà molta gratificazione. Beh, era uno dei tuoi punti di forza, no? Il tiro da lontano. Sì, oltretutto diciamo che come non nasco come tiratore, in realtà le mie doti principali nella prima parte della carriera erano più di quella di penetratore, di giocatore che entrava in area, ecco. Poi piano piano chiaramente andando su con le categorie uno non è che può sempre pensare, quindi mi sono dovuto specializzare anche nel tiro da fuori e col lavoro piano piano si riesce a raggiungere spesso risultati. La solita domanda che si fa alle tra virgolette vecchie glorie, non ti offendere, no. Vedi un erede in giro, c'è un nuovo Alessandro Fantozzi? Ma guarda, io dico come quando ero giovane io che mi dicevano ma sei il nuovo, io penso che ogni giocatore abbia la sua personalità e il suo modo di essere in campo. Io credo che poi alla fine il punto di riferimento di ogni atleta è quello di superare se stesso, portarsi avanti fino a cercare di raggiungere il massimo delle sue potenzialità. Poi uno può arrivare a giocare in nazionale, può arrivare a giocare in Serie D, può arrivare a giocare in Serie C, ma l'importante per un atleta è arrivare al massimo delle sue potenzialità. Poi vincere uno scudetto o vincere un campionato di promozione, secondo me ha lo stesso valore, quando uno sa che è arrivato al massimo delle proprie potenzialità. Il tuo futuro dove ti vedi il prossimo anno? Ah, non lo so, io già sono impegnato adesso in questo difficile compito che è di salvare Fabriano. Cercherò di mettere tutte le mie conoscenze, la mia disponibilità per cercare di ottenere questo risultato, per ripagare la fiducia di chi mi ha chiamato e ora il mio obiettivo è questo, poi vedremo. Non hai un sogno nel cassetto anche da allenatore, magari arrivare in Serie A? Ma guarda, ti dico, come d'altra parte la mia carriera di allenatore va un po' di pari passo con quella di giocatore. Anche da giocatore, come ho detto prima, non mi ponevo mai mete particolari. Cercavo sempre di andare in campo e di migliorare, seguendo i miei allenatori, seguendo tutti coloro che mi davano degli insegnamenti. Poi ripeto, non è tanto importante dove si arriva. Ribadisco, il concetto è arrivare al massimo delle proprie potenzialità. Se come allenatore riuscirò ad arrivare in nazionale, alla nazionale sarò contentissimo. Se dovrò allenare in Serie C, allenerò in Serie C, allenerò dove mi chiamano e cercando di esprimere il massimo delle mie conoscenze. Hai imparato ad essere anche molto diplomatico, da allenatore? No, è proprio un modo che mi ha sempre spinto, anche perché poi quando ero ragazzino tutti magari ero abbastanza promettente, ma che ti ispiri, che è il tuo idolo? Ho detto, cerco di fare quello che posso. Certo, però effettivamente siete in tanti ex giocatori o comunque ex playmaker, eh?
a fare sì, sì, perché allora io devo dire la verità, è chiaro che ho passato una vita sui campi di basket. Quando ho smesso anche perché effettivamente avevo raggiunto proprio il limite, non è che, infatti adesso non ho nessun rimpianto, ogni tanto mi dicono ma prenderesti la palla? No, assolutamente no. E quindi l'allenatore mi permette però di vivere le stesse emozioni che vivo da giocatore senza essere in campo, e questo mi gratifica molto. Sì, è un passaggio abbastanza naturale, se vogliamo. Bene, veniamo al quadro della Serie A2, Girone Est, dove c'è l'ultimo turno di stagione regolare. Domani Udine-Imola, Jesi-Ravenna, Verona contro Roseto, Piacenza-Ferrara, Bergamo-Forlì, Treviso-Orzinuovi, Montegranaro-Trieste, Mantova-Bologna. Ultima giornata anche in Serie B, Girone C, domani alle 18, Recanati riceve Ortona, Fabriano ospita Nardò, Porto Sant'Elpidio va a Matera, Senigalli aspetta San Severo e Civitanova attende Pescara. Paolo, la gara con Nardò sarà utilizzata come una marcia di avvicinamento per i play-out, anche se per loro conta di più. Sì, una prova generale che, come dicevamo anche con Alessandro nei giorni scorsi, è comunque molto importante per noi proprio per darci quella spinta morale importante per affrontare i play-out. Mm-hmm. Quindi una partita che servirà veramente come allenamento? No, allenamento, ma soprattutto, ecco, come non solo da un punto di vista tecnico, come ripeto, con Alessandro ne parlavamo anche i giorni scorsi, importante da un punto di vista mentale, proprio per prepararci alle difficili partite contro Cerignola e per acquisire quella diciamo solidità mentale che a volte nel corso della nostra stagione è venuta un po' a mancare. Aggiungo, giocheremo la partita di Nardò come una finale, perché la mentalità vincente non si inventa, si costruisce, per cui noi abbiamo assolutamente bisogno di crearci una mentalità vincente, e con Nardò noi giocheremo come se fosse una finale. Beh, per non falsare poi i risultati altrui. Ma poi non... Sì, sì, no, ci mancherebbe altro. Quello è... E Paolo, Recanati con Ortona avrà vita forse abbastanza facile, dato che è ultima in classifica la sua avversaria? Beh, per entrambi ormai i verdetti sono emessi. Ortona è ormai matematicamente in Serie C, mentre Recanati, se non sbaglio, ha raggiunto l'importante obiettivo della seconda posizione, per cui... Sì. Vedo sostanzialmente anche qui una partita molto di preparazione, soprattutto per Recanati, in vista dei playoff. Porto Sant'Elpidio con Matera invece avrà vita meno facile? Qui invece è un confronto molto più interessante, anche perché entrambe le squadre si giocano un piazzamento playoff e quindi sicuramente se la giocheranno fino alla fine, fino al 40° minuto, e speriamo da marchigiano che Porto Sant'Elpidio la spunti. Senigallia invece contro San Severo potrà vincere, dato che San Severo è già prima? Guarda, allora, noi abbiamo affrontato San Severo un mesetto fa e anche loro lì arrivarono a Fabriano con l'ormai certezza della prima posizione, e ci sorprese molto il proprio... riallacciandoci al discorso precedente della loro forza mentale, e praticamente ci massacrarono fin dal primo minuto e dimostrarono effettivamente di meritare il primo posto, per cui sono sicuro che ovviamente anche qui per San Severo parliamo di un discorso mentale di preparazione ai playoff, per cui l'affronteranno al meglio, ma Senigallia comunque ha dimostrato in questo campionato di poter compiere qualsiasi impresa. E Civitanova Pescara per chiudere? Civitanova Pescara, anche lì gli amici di Civitanova mi auguro che riescano a vincere, perché per loro significherebbe raggiungere la sesta posizione, anzi mi complimento con loro per comunque l'ottenimento del risultato playoff. Non sarà facile, perché Pescara, che abbiamo affrontato domenica scorsa, è una squadra molto in forma. Ricordiamo che nei playoff l'incrocio è con il girone D, quindi le varie palestrine, Barcellona e via a seguire tutte le altre. Paolo, siamo quasi in chiusura. Il futuro della vostra società avrà un futuro, Fabriano, no? Deve averlo, perché questa stagione noi lo consideriamo come un anno zero, un inizio per un qualcosa che speriamo possa andare avanti il più lungo possibile.
E molto ovviamente è importante che il risultato della salvezza venga conseguito ad ogni modo. Come società abbiamo sicuramente l'intenzione di portare avanti questo progetto, che sono ormai 6 anni che portiamo avanti tutti insieme. Anzi, con l'occasione colgo anche appunto l'occasione per ringraziare Mario Di Salvo, che è il presidente, e tutti, Simone Lupacchini, il direttore sportivo, Massimiliano Gasparini, adesso, e tutti i nostri, insomma, i miei compagni avventura, come mi piace chiamarli. Per cui speriamo che la lotteria dei play-out contro Cerignola porti per noi quel risultato importante, la salvezza, e che ci dia quindi appunto la spinta per migliorare l'anno prossimo. Il prossimo anno cambieranno di nuovo le regole, ci saranno più promozioni, più retrocessioni, però insomma vedremo. Ogni anno le regole. Strano che cambino le regole. Già. Alessandro, visto che è stato un grandissimo giocatore, adesso sta allenando, cosa pensa del movimento nazionale in generale, a partire dalla Serie A fino agli ultimi campionati, vedendo gli anni 90 e quello che invece è in questo momento il basket nostrano? Ma diciamo che rispetto agli anni in cui giocavo io è cambiato molto dal punto di vista delle regole. In Serie A ci sono tanti americani, prima era più legato magari al discorso degli italiani, c'era anche un'identificazione maggiore del pubblico nei confronti delle squadre, che creava una simbiosi veramente magica. Città storiche, piazze storiche come Treviso, come Livorno, come Pesaro, come Bologna, e quindi era un basket per certi versi diverso, direi, perché le squadre stavano più a lungo insieme, secondo me la qualità del gioco, secondo me, ne beneficiava. Adesso è più un via vai che spesso non aiuta a creare situazioni di gioco, diciamo, così come succedeva ai tempi miei. Per il resto bisogna investire sui giovani, bisogna trovare una soluzione che dia la possibilità ai giovani di giocare, non con regole come ci sono state degli under che devono forzare i giocatori a essere le categorie, ma dare spazio magari ai campionati minori per cercare appunto di creare un movimento giovanile che poi esprima giocatori in grado di giocare nelle categorie superiori. Questo secondo me deve essere il must da seguire. Bene, diamo appuntamento allora per gara 2 dei playout a Fabriano il 2 maggio, mercoledì 2 maggio. Benissimo, quindi accorrete numerosi tutti per questa partita contro Cerignola. Bene, davvero tutto per questa puntata di Big Basket. Io ringrazio immensamente il coach dell'Aristo Pro Fabriano, Alessandro Fantozzi. Grazie a voi. Grazie mille al general manager Paolo Fantini. Grazie a voi. Grazie al mio fido assistente Andrea Pecchia. Grazie a te Camilla, grazie a tutti. Grazie a tutti voi, ci vediamo sabato prossimo.